Eccoci e benvenuti alla 159esima serata di Lodi Liberale che ormai da 8 anni cerca di dare il proprio contributo alla diffusione, allo sviluppo, alla conoscenza del pensiero liberale, coinvolgendo appassionati della libertà. Lo facciamo tendenzialmente in 3 modi. Il primo e il terzo lunedì del mese presentiamo classici del pensiero liberale perché siamo profondamente convinti che partire o ritornare ai classici per chi si è già abbeverato alle fonti dei classici sia utile, soprattutto in un periodo come questo in cui il valore della libertà è quello, come dire, non particolarmente valorizzato, per usare un eufemismo, e quindi crediamo che sia importante fornire una sorta di, come dire, di difese immunitarie, passatemi questa espressione, ideali, ideologiche, intellettuali per poter partecipare in generale alla discussione pubblica, al dibattito pubblico, quindi conoscere i capisaldi del pensiero liberale che sono, come dire, le basi della società occidentale. Il secondo e quarto lunedì del mese presentiamo libri contemporanei per cercare di riflettere sull'attualità dal punto di vista scientifico, filosofico, economico, politico e quant'altro. E quando il mese ha 5 lunedì ci dedichiamo a presentare le figure di statisti liberali che sono stati pochi nella storia, ma quelli che sono stati, come dire, che hanno avuto un ruolo, sono stati piuttosto determinanti. Abbiamo già dedicato la serata a Margaret Thatcher, a Ronald Reagan, a Winston Churchill, e alla fine di gennaio inizieremo la serata presentando Vita di Cavour di Rosario Romeo insieme a Roberto Pertici, Guido Pescosolido e Roberto Balzani. Questa sera ragionevolmente avremo 2 dei relatori su 3, perché purtroppo per il momento il professor Francesco Berti non sappiamo ancora se riuscirà a collegarsi o meno, ma insomma lo facciamo con due straordinari, appassionati cultori ed esperti di Locke, quindi che hanno accettato assolutamente in maniera entusiastica la proposta che gli abbiamo fatto qualche tempo fa, e sono 2 vecchie conoscenze di Lodi Liberale: il professor Claudio Martinelli, che insegna diritto pubblico comparato all'Università degli Studi Milano Bicocca. Ciao Claudio, bentornato, e il professor Bassani, che anche lui è da qualche tempo ormai a Lodi Liberale una presenza, non dico fissa, ma quasi, insegna storia delle dottrine politiche all'Università degli Studi di Milano, perché se si dice giustamente statale, il professor Bassani si altera. Ma questo è un pezzo che mi ricordo la prima serata, lo ricordo di volta perché venni rimproverato. Al netto delle battute, questa sera presentiamo veramente un classico dei classici, nel senso che il secondo trattato sul governo di John Locke si può tranquillamente considerare alle basi, alle fondamenta, uno dei primi testi, se non il primo, che ha appunto fondato l'ideologia, il pensiero liberale, mettiamolo così. John Locke è un autore assolutamente fecondo, è uno dei pochi che è stato, viene come dire, studiato anche nelle scuole superiori, che è una cosa, se ci pensate, piuttosto curiosa e piuttosto strana, perché nonostante la varietà del pensiero liberale, credo che sia l'unico, insieme forse a Popper, che viene in qualche modo accennato durante gli studi di filosofia anche delle scuole superiori. L'università, ovviamente, il discorso cambia, ma insomma è un autore che sicuramente è stato, viene affrontato, probabilmente principalmente sul saggio sull'intelletto umano e qualcosa sulla tolleranza, ma insomma questo testo fondamentale del 1690, quindi insomma stiamo parlando di un testo che ormai ha 430 anni, se ho fatto bene i calcoli, ci può dire ancora molto sulla contemporaneità, sul cosa è il governo, su cosa, quali sono le motivazioni del vivere insieme, e sostanzialmente è un testo che ci spiega in maniera magistrale l'utilità e il fondamento della proprietà. È un testo che potremmo tranquillamente inserire nel filone giusnaturalistico, e quindi spiega che l'uomo è dotato di per sé, e non perché gli viene concesso, ma perché sono nella propria natura, sostanzialmente dei diritti, quelli che vengono definiti diritti naturali, vita, libertà e proprietà, che poi qualcun altro avrebbe tutti riassunti nel diritto di proprietà, perché la vita è la proprietà del proprio corpo e la libertà è la proprietà dei propri pensieri. E quindi da questo diciamo che si fa discendere un po' il tutto. E poi ci spiega con una visione in qualche modo, se volete, non completamente pessimista, come era suo
suo contraltare Hobbes, quindi dello stato di natura, che invece non era descritto come qualcosa di homo hominum lupi, quindi l'uomo che invece di per sé è aggressivo nei confronti degli altri, ma invece è uno stato in cui ci si può tranquillamente convivere in tranquillità fino a un certo momento in cui diventa necessario istituire il monopolio della violenza sostanzialmente, quindi delegare a un'entità terza la possibilità di proteggere appunto i diritti naturali e quindi conseguentemente punirli nel caso in cui vengano violati. Quindi è un autore assolutamente importante per il nostro pensiero, per le idee in cui crediamo e verrà sicuramente sviluppato nella maniera più degna questa sera. La proprietà. Ognuno ha la proprietà della propria persona, alla quale ha diritto nessun altro che lui. Il lavoro del suo corpo e l'opera delle sue mani possiamo dire che sono propriamente suoi. A tutte quelle cose, dunque, che egli trae dallo stato in cui la natura le ha prodotte e lasciate, egli ha congiunto il proprio lavoro, e cioè ha unito qualcosa che gli è proprio, e con ciò le rende di proprietà sua. Poiché sono rimosse da lui dallo stato comune in cui la natura le ha poste, esse, mediante il suo lavoro, hanno, connesso con sé, qualcosa che esclude il diritto comune di altri. Infatti, poiché questo lavoro è proprietà incontestabile del lavoratore, nessun altro che lui può avere diritto a ciò che è stato aggiunto mediante esso, almeno quando siano lasciate in comune per gli altri cose sufficienti e altrettanto buone. E questa è, credo, una delle più belle di definizioni, giustificazioni del diritto di proprietà, quindi una sorta di ciò che l'uomo aggiunge a quello che c'è come dire, di comune nel mondo, grazie appunto al proprio ingegno, alla propria opera fisica, intellettuale, di organizzazione, e quindi da lì poi parte la giustificazione della proprietà privata, che è un fondamento della civiltà in generale, delle civiltà occidentali in particolare, e quindi credo che sia assolutamente importante per riflettere, perché siamo ancora in un paese, in un periodo in cui tendenzialmente la proprietà privata viene vista come qualcosa di negativo, di sottrazione di qualcosa ad altri. Invece, appunto, qui ci parte tutto il filone di pensiero che pensa esattamente all'opposto, che sia un modo per aggiungere risorse e non per sottrarre risorse, perché appunto viene messo in campo l'intelletto umano, la creatività umana, e quella che poi si potrebbe definire imprenditorialità. Quindi è un autore assolutamente importante, e quindi lo ascolteremo descritto da due, ripeto, appassionati cultori esperti come il professor Martinelli e il professor Bassani. Cedo subito la parola al professor Martinelli, che ringrazio di essere tornato con me. Grazie a lei, dottor Maggi. Ma diceva bene, trattare di John Locke e di questo suo libro significa in qualche modo andare alle radici, no, del pensiero liberale, del pensiero liberale moderno. E mi verrebbe da dire, con l'importanza che questo libro riveste, che il pensiero liberale, come in generale cade per la filosofia, no? Che nasce già grande, anche il pensiero liberale nasce già grande, no? Tant'è vero che ancora oggi siamo qui a riflettere sulla attualità di questo libro. Per capire però l'attualità di questo libro, secondo me, in generale del pensiero di John Locke, in particolare di questo libro, è necessario collocarli nella loro epoca storica. Perché altrimenti non si capisce come mai a un certo punto a Locke viene in mente di scrivere queste cose, che, no, che se avulse dalla epoca storica in cui vengono prodotte possono sembrare un po' strane. Dunque, il periodo storico in cui si colloca è il 600 inglese, lo straordinario 600 inglese, no? Pieno di avvenimenti e, diciamo, proprio un tornante della storia da molti punti di vista. E in particolare Locke, il Locke maturo, il Locke pensatore, opera nella seconda parte del Seicento, e in particolare in quella parte del Seicento che viene chiamata la Restoration, cioè dopo la prima rivoluzione, che è la cromweliana. Gli inglesi, per una serie di motivi, ritengono opportuno restaurare la monarchia, e in quel momento l'unica casa, l'unico casato disponibile, possibile per le leggi che in quel momento vigevano, era il ritorno sul trono degli Stuart. E già questa è una cosa paradossale, perché è lo stesso casato che gli inglesi avevano cacciato tagliando la testa
all'ultimo re, a Carlo I. Però questo è molto inglese, cioè la prima rivoluzione non aveva dato i risultati sperati, adesso la dico così, diciamo molto molto con l'accetta, ma perché non abbiamo il tempo che abbiamo, quindi dobbiamo anche un po' correre. Non aveva dato i risultati sperati, aveva anzi rappresentato una cesura storica rispetto alla tradizione dei diritti di libertà inglesi, e si era trasformata via via sempre più in una repubblica autoritaria. Cioè appunto l'esatto contrario di quello che la storica monarchia, prima inglese fino a quel momento e poi successivamente britannica, invece garantirà agli inglesi e poi ai britannici. E quindi, finita l'esperienza di Cromwell, si torna alla monarchia. Però anche la Restoration non dà i risultati sperati, perché le forze politiche, il mondo degli intellettuali, sperava che, avuto diciamo la prima lezione, gli Stuart cambiassero politica, cambiassero il loro modo di atteggiarsi nei confronti dell'Inghilterra e in particolare della storia inglese. E invece così non è, anzi le cose addirittura peggiorano. Perché con Carlo II e poi soprattutto con Giacomo II, quegli elementi di frizione, di conflitto, di attrito tra questo casato e gli inglesi finiscono per aumentare. Gli Stuart sono scozzesi, gli Stuart sono filo-francesi, e dire filo-francese significa in quel momento essere filo Luigi XIV, cioè l'emblema dell'assolutismo monarchico. In più, questi ultimi Stuart sono pure cattolici. Diciamo un mix che noi oggi forse definiremmo la tempesta perfetta, soprattutto agli occhi degli inglesi dell'epoca. Ecco, John Locke vive, opera, pensa all'interno di questo contesto. Non è un intellettuale avulso dal suo tempo. È un esponente del partito Whig ed è un esponente che come tale, e avendo anche diciamo operato in maniera conflittuale rispetto ai sovrani, ne subisce le conseguenze anche sul piano personale. E a un certo punto è costretto a andare in esilio in qualche modo, a emigrare. Prima in Francia, ma soprattutto in Olanda, insieme al suo maestro, al conte Shaftesbury, che era uno dei massimi esponenti del partito Whig, anzi era uno dei fondatori, era stato uno dei fondatori del partito Whig. E proprio in Olanda, nell'Olanda, diciamo, molto avanzata e aperta, in cui aveva già operato Baruch Spinoza, per esempio, sarà un elemento importante per capire il suo pensiero, lui ragiona sull'Inghilterra e ragiona sui mali dell'Inghilterra del suo tempo. E in questo suo ragionare, diciamo che si sceglie due avversari storici. Uno è Thomas Hobbes, perché ovviamente è l'inglese grande teorico, massimo teorico direi, geniale teorico, dell'assolutismo monarchico. Anch'egli giusnaturalista, anch'egli contrattualista, ma in maniera radicalmente, diametralmente diversa da come lo sarà Locke, e adesso lo vedremo. Ma c'è anche un altro grande avversario che è meno conosciuto, ma che spiega, quindi facciamo anche qualche, diamo anche qualche notizia di carattere bio-bibliografico dentro questo contesto storico, che spiega perché questo famoso libro di Locke si chiama Secondo Trattato sul Governo. Si chiama Secondo Trattato sul Governo perché in realtà è preceduto da un primo trattato che è una
polemica molto forte, molto aperta, con un intellettuale della sua epoca che si chiamava Robert Filmer, che nel 1680 scriverà un libro, pubblicherà un libro che si chiama Patriarca, in cui mette nero su bianco, diciamo, la grande teorizzazione della tradizione patriarcale ultraconservatrice. E Filmer sostanzialmente fa discendere tutti i rapporti di potere dai rapporti genitoriali paterni. Locke è un individualista, è un Whig, è un intellettuale che ha una visione molto più aperta anche da questo punto di vista, e quindi il primo trattato sul governo, con il primo trattato lui si impegna a smontare le teorie di Filmer. Ed è interessante notare come le prime parole del secondo trattato sul governo, proprio la prima pagina, si apre con una ripresa di quanto lui aveva detto nel primo trattato. Nel precedente discorso si è mostrato due punti A, B, C, D, e sono le confutazioni delle teorie patriarcali di Filmer. Altra annotazione di carattere bio-bibliografico. Giustamente hai detto che il libro è stato pubblicato, il secondo trattato sul governo viene pubblicato nel 1690. A parte che inizialmente viene pubblicato anonimo e soltanto poi sarà pubblicato con il nome dell'autore, perché nel 1690 ancora non si sapeva bene che aria tirasse, c'era appena stata la Glorious Revolution, ma insomma è sempre meglio essere prudenti nella vita. Però questo intreccio di date è interessante, perché credo che sia capitato a pochi grandi intellettuali della storia, non solo del pensiero liberale, di avere elaborato un testo in anni precedenti a un grande evento, poi avere pubblicato questo testo ed essere diventato questo testo, diciamo, una sorta di Bibbia interpretativa di quell'evento che si è verificato. Mi spiego meglio e sciolgo questa specie di scioglilingua in cui mi sono infilato per dire questo. Lui è in Olanda, comincia a elaborare il suo testo appunto negli anni dell'esilio olandese e lo scrive. E scrive un testo, adesso poi lo vedremo un po' più nei dettagli, in cui elabora, diciamo, la prima grande teoria della separazione dei poteri, all'inglese naturalmente. Poi dopo vedremo come e da chi sarà ripresa ulteriormente e successivamente. Poi ovviamente nel 1688-89 si verifica quell'evento che per noi liberali, almeno io penso questo, è il grande evento della storia politica liberale, cioè la Glorious Revolution, la seconda rivoluzione inglese. E che cos'è la seconda rivoluzione inglese se non la... diciamo, l'antiassolutismo che si fa storia. Il re d'Inghilterra è Giacomo II, appunto Stuart, scozzese, filo francese, cattolico, che soprattutto dopo il 1685 comincia a mettersi in grave urto con le forze politiche del Parlamento di Westminster, ma direi in generale con il mood degli inglesi, con alcuni loro stilemi irrinunciabili del loro essere nazione. Qui, se volete, c'è una cosa un po' paradossale, perché una delle cose che fanno traboccare il vaso, diciamo, è la cosiddetta abrogazione del Test Act. Cioè, vigeva una legge voluta dal Parlamento inglese secondo cui soltanto gli appartenenti alla religione anglicana potevano essere nominati dal re nelle cariche pubbliche. Il Giacomo II lo abroga e apre questa possibilità ai cattolici.
Ora, noi dal nostro punto di vista oggi diremmo, ah, che bravo, un grande, no, appassionato della tolleranza religiosa. In realtà non era affatto così, era una provocazione di carattere politico. Perché bisogna sapere che all'epoca il Parlamento non aveva dei poteri neanche di controllo sulle nomine del sovrano negli uffici pubblici, soprattutto nei grandi uffici pubblici, a cominciare dal cabinet e dal private council. E quindi quella decisione di Giacomo viene letta come una provocazione, cioè io, cattolico, voglio infarcire il governo inglese e i posti di comando dell'amministrazione inglese di cattolici. E questo è intollerabile per le forze politiche parlamentari, Whigs and Tories, perfino i Tory, che sono per loro natura naturalmente legittimisti, a un certo punto, diciamo brutalmente, perdono la pazienza e si arriva a uno showdown. Lo showdown è la chiamata dello stadtholder olandese, cioè Guglielmo d'Orange, che era sposato con Maria Stuart, la figlia di Giacomo II. Il Parlamento esorta Guglielmo d'Orange a entrare in Inghilterra. Giacomo, per una serie di ragioni, capisce che il suo esercito non è in grado di contrastarlo e quindi all'inizio del 1689 abbandona il suolo inglese e si rifugia in Francia. A quel punto poi una serie di passaggi che saltiamo, ma insomma il Parlamento ratifica la nomina di Guglielmo re d'Inghilterra e successivamente lo, tra virgolette, costringe a scrivere, ad approvare due atti che sono il Toleration Act e soprattutto il Bill of Rights 1689. Cioè quella carta, anche qui siamo in una delle bibbie, diciamo, della storia costituzionale del liberalismo, quella carta che nell'intendimento del Parlamento inglese e poi anche nella realtà storica sarà così, è la carta che deve chiudere il braccio di ferro quasi secolare con gli Stuart e con le loro pulsioni assolutiste. È una carta che da una parte ribadisce tutti i grandi diritti sanciti, ma spesso messi in discussione, perlomeno dalla Magna Carta in poi, che avevano trovato un'ulteriore conferma nella Petition of Right del 1628, ma che appunto erano stati conculcati poi dalle politiche degli Stuart. Il Bill of Rights li ribadisce e ne sancisce anche altri, in particolare sancisce una serie di prerogative del Parlamento, alcune delle quali arrivano perfino a noi, ai giorni nostri. Se voi leggete l'articolo 68, primo comma della Costituzione, è sostanzialmente la traduzione in italiano dell'articolo 9 del Bill of Rights 1689, quello che loro chiamavano Freedom of Speech and Debate e che noi chiamiamo insindacabilità parlamentare. Cioè sono prerogative del Parlamento, prerogative innanzitutto nei confronti di chi? Del sovrano, del re. Ora, cosa c'entra tutto questo col secondo trattato sul governo? C'entra in maniera chiara ed evidente, perché come la Glorious Revolution è l'antiassolutismo che si fa storia, il secondo trattato sul governo è l'antiassolutismo che si fa teoria, no? Ed è interessante vedere come viene, tra virgolette, trattato il pensiero dell'altro suo grande avversario, cioè Thomas Hobbes. È vero, appunto, entrambi partono dallo stato di natura, partono per, diciamo, nelle loro costruzioni teoriche per arrivare alla loro teoria dello Stato, partono entrambi dallo stato di natura. Locke, è vero, non ha la concezione negativista che aveva Hobbes dello stato di natura, che quindi era quello che faceva dire ad Hobbes
che il contratto sociale deve prevedere la spoliazione dei diritti individuali a favore del sovrano assoluto, perché questo è l'unico modo per tenere insieme lo Stato e non farlo ricadere nello Stato di natura. Per Locke invece le cose non stanno così. Lo Stato di natura non è di per sé male, ma evidentemente ha degli mi scuserete, diciamo, se alcune cose le tratto via molto velocemente, perché altrimenti poi non voglio neanche annoiare, non voglio parlare troppo tempo, anche se siamo solo in due, ma non voglio occupare troppo tempo, anche perché poi mi piacerebbe che ci fosse un dibattito sia con Marco sia con tutti gli ascoltatori. Quindi la sua visione dello stato di natura invece lo porta a un altro tipo di teoria dello Stato. Lo Stato esiste, può esistere, deve esistere solo se e fino a quando svolge determinate funzioni. E in particolare queste funzioni, nell'ottica di Locke, si possono condensare in un concetto: la difesa della property. Lo dico in inglese perché nel significato che Locke dà al termine property c'è qualcosa, c'è molto di più e molto di diverso rispetto alla mera proprietà dei beni. C'è innanzitutto la vita, diciamo, no? La difesa, quindi la sicurezza da nemici esterni e da nemici interni, ovviamente questo, diciamo, è un portato dello Stato moderno. Ma in Locke l'elemento individualistico diventa determinante. Cioè è la difesa dell'individuo che ha accettato attraverso il patto sociale di delegare allo Stato alcune funzioni. Una di queste è appunto la sua difesa, da nemici interni e da nemici esterni. La difesa della vita e poi ovviamente la difesa dei beni materiali, ma la difesa anche delle suoi diritti, noi li chiameremmo oggi i diritti classici di libertà, no? E quindi, per esempio, la libertà di pensiero, ma perché no la libertà religiosa? Insomma, tutto ciò che riguarda la sfera individuale. Qual è il passaggio successivo? Come si arriva da questa valutazione dello stato di natura alla sua, diciamo, teoria costituzionale? Beh, si arriva in maniera molto logica e diretta. E cioè, altro che assolutismo monarchico, se l'obiettivo dello Stato, e anzi la sua ragion d'essere, è la difesa dell'individuo, lo Stato non può vedere concentrati i propri poteri in un unico soggetto, perché più il potere è concentrato e più è pericoloso. In particolare, nel secondo trattato sul governo, Locke elabora una teoria della divisione dei poteri di matrice binaria. Spiega le ragioni per cui legislativo ed esecutivo non debbono sovrapporsi. Qui bisogna fare qualche precisazione, perché anche Locke dice il potere legislativo, il potere fare le leggi spetta al Parlamento. Naturalmente quando lui, non dimentichiamoci mai che Locke è un inglese anglicano ed è un fautore della tolleranza religiosa. E noi oggi diremmo è un liberale. Noi lo diciamo noi oggi perché il termine non esisteva all'epoca di Locke. Cioè Locke non sapeva che stava, tra virgolette, fondando il pensiero liberale, sempre che si possa immaginare la fondazione di un pensiero che non è un pensiero di un libro, no? Se io penso al marxismo, penso ai testi di riferimento. Col liberalismo, ovviamente, per fortuna non è così. Ma insomma, se c'è un testo che poi ha fatto da faro successivamente a tutti gli altri, questo è certamente il trattato sul governo e il pensatore è John Locke. Però lui non lo sapeva che stava fondando il pensiero liberale, neanche da questo punto di vista. Però noi oggi sì,
No? E quindi classificandolo lo classifichiamo in questo modo. Allora, questo liberale inglese del 600, quando pensa al Parlamento, pensa esclusivamente al Parlamento inglese. Il Parlamento inglese, contrariamente a quello che si crede, non è formato da due soggetti, è formato da tre. Infatti si chiama King in Parliament. Camera dei Comuni, Camera dei Lord, anzi all'epoca si sarebbe detto Camera dei Lord, Camera dei Comuni e il Re. Quello che ho appena detto potrebbe contrastare a prima vista con quello che ho detto prima, ma non contrasta affatto, perché nella tradizione inglese non c'è mai una teoria delle separazioni come c'è e ci sarà poi nel costituzionalismo settecentesco eurocontinentale e in quello americano. C'è una tradizione che risale al Medioevo, a differenza delle altre due che ho citato, che risale al Medioevo e che non conosce cesure, se non quella che ho citato prima, cioè quella della prima rivoluzione, ma che è andata male, che da questi punti di vista è andata male. Quindi c'è un recupero totale della tradizione delle libertà e delle istituzioni inglesi, ma c'è una loro formalizzazione, per cui sul piano legislativo il potere di scelta di indirizzo politico spetta alle due Camere, e noi oggi sappiamo spetterà sempre di più per una serie di ragioni che magari poi nel corso della serata potremo vedere, alla Camera dei Comuni e sempre meno alla Camera dei Lord. E in questo quadro il re svolgerà soltanto la sua funzione di promulgatore delle leggi, che diventerà sempre di meno una funzione di carattere politico. Ma quando Locke pensa al Parlamento come legislatore, pensa al Parlamento secentesco e poi settecentesco, non pensa ai parlamenti di oggi. Cioè i parlamenti cui siamo abituati a ragionare noi sono parlamenti permanenti. Anche quelli che formalmente lavorano per sessioni, ma sostanzialmente sono sempre in essere. Nella teoria di Locke, invece, l'unico potere che era necessario, l'unico tra i due, poi dirò qualcosa sul giudiziario, che era necessario che fosse sempre presente, è il potere esecutivo, perché è il potere esecutivo che dà continuità nell'attività dello Stato. All'epoca il Parlamento non era un'entità permanente, il Parlamento era convocato dal re e soltanto anni dopo, in particolare nel 1694, il Parlamento inglese strapperà al re non solo la promessa, ma la norma giuridica che almeno una volta ogni tre anni, infatti si chiamerà triennial act, almeno una volta ogni tre anni il Parlamento dovrà essere convocato e rimarrà in carica tre anni. Poi nel 1715 addirittura diventerà un Parlamento convocato continuamente e durerà in carica sette anni. Ma questo per dire che nell'ottica di Locke il Parlamento è il luogo dove si verificano due cose, dove si elaborano indirizzi politici, dove si controlla il governo e dove si scrivono poche, determinate e necessarie leggi. Questo è il ruolo del Parlamento per i fondatori della divisione dei poteri. Questo è vero per Locke e sarà sostanzialmente negli stessi termini vero per Montesquieu. E chi c'è invece al vertice del legislativo? Scusate, dell'esecutivo? Ovviamente nella sua ottica rimane il re. Ed è quello che accadrà anche con Guglielmo III. Quindi lui scrive, diciamo, una certa teoria dello Stato, teoria della Costituzione, se preferite, che poi la storia implementa e a quel punto lui pubblica il libro che aveva scritto prima. Così facendo, e senza saperlo, perché sono tutte categorie che mettiamo noi, lui che cosa fonda anche? Fonda una vera e propria forma di governo, una nuova forma di governo, che noi chiamiamo, come posteri, chiamiamo monarchia costituzionale. Attenzione, perché la monarchia costituzionale non è il modello Westminster. Il modello Westminster che siamo abituati a guardare, no? quando guardiamo gli inglesi, si basa sul rapporto fiduciario tra
il Parlamento e il governo. Cioè il governo deve godere della fiducia del Parlamento. E ormai da, diciamo, almeno 200 anni, forse anche di più, la figura emergente dentro il potere esecutivo è quella del primo ministro. Nell'ottica di Locke, invece, i primi ministri non esistono, siamo alla fine del 600, quindi proprio la figura del primo ministro non esiste ancora, comincerà, diciamo, a prendere corpo solo dopo il 1721 con Robert Walpole. Che cosa c'è al vertice dell'esecutivo, quindi? Non ci può che essere il monarca, ma un monarca limitato nei suoi rapporti con il legislativo. Quindi quel monarca che, diciamo, sul piano anche solo meramente formale, come ancora oggi è, fa parte anche del legislativo, sul piano sostanziale è un monarca che per sempre sarà limitato. E anzi, da posteri, oggi noi possiamo dire che quella limitazione è diventato poi un trend continuamente in crescita, nel senso che il potere politico del sovrano, per mille ragioni che, ripeto, se vorrete poi vedremo, ha trovato sempre maggiori limitazioni fino a perdere praticamente tutti i poteri politici che aveva prima. Faccio un piccolo riferimento, diciamo, all'attualità strettissima. Noi comparatisti siamo soliti dire che ha molto più potere un presidente di una repubblica parlamentare che non un re di una monarchia parlamentare. Ma quella era la monarchia costituzionale. E quindi il re era ancora al vertice dell'esecutivo e ovviamente, essendoci il re al vertice dell'esecutivo, era ovvio che quella forma di governo fosse di tipo duale, cioè non potesse fondarsi sul rapporto fiduciario tra i due poteri, tra le due entità di potere, no? Perché ovviamente il re non deve chiedere la fiducia del Parlamento. Il Parlamento ha fatto un atto rivoluzionario decidendo il cambio di sovrano, ma una volta che lui è il sovrano, ovviamente non è che deve chiedere all'inizio di una legislatura la fiducia del Parlamento. Ecco che quindi si instaura questa forma di governo che si chiama appunto monarchia costituzionale, una forma di governo di tipo duale che, caratterizzerà tutto il secolo successivo, ma per tutto il secolo successivo andrà modificandosi. Andrà continuamente modificandosi, non, come è nella tradizione inglese, con interventi legislativi, ma appunto con evoluzioni di tipo consuetudinario, appunto all'inglese. La prima di queste evoluzioni sarà appunto l'emersione della figura del primo ministro e la progressiva attrazione della figura del primo ministro nel rapporto con la Camera dei Comuni, quella che noi oggi chiamiamo rapporto fiduciario. Tutto ciò però si conclamerà una volta e per sempre soltanto nel secolo successivo ancora, cioè nel XIX secolo. Io temo e mi scuso se ho parlato anche troppo e quindi ti restituisco la parola. Grazie. Grazie Claudio, no, assolutamente, anzi, come dire, l'introduzione storica è importante per chi non ha conosciuto Locke e poi per andare al nocciolo poi del pensiero su cui credo si focalizzerà l'intervento del professor Bassani, che ringrazio per essere tornato da noi e a cui cedo volentieri la parola. In una serata difficile per il nostro Milan, ma questo, scusa, dovevo dirlo. Lasciamo stare, non parliamo di cose tristi. Allora, mi sentite, vero? Ho messo il microfono. Allora, io sono, se fossimo in un convegno scientifico, io e l'amico Claudio Martinelli ci scanneremmo, perché io sono d'accordo su il 10-15% forse di ciò che ha detto, come è giusto che sia, e come sale, diciamo, dei dibattiti, ma è un dibattito che indubbiamente sarebbe molto bello fare, segnatamente su questa relazione esistente fra la gloriosa rivoluzione e il pensiero di John Locke. Relazione che, secondo me, è veramente assai più impalpabile di quanto lui l'abbia presentata. Cioè, questa, io inizio sempre proprio un
una delle cose che, sulle quali insisto moltissimo con i miei studenti, e se non la sanno mi arrabbio, perché insegno appunto storia del pensiero politico, delle relazioni politiche. Devono sapere immediatamente due cose. Primo, che come tu hai certamente sai, hai detto, hai accennato quantomeno, il primo e il secondo trattato sul governo, tutti e due, in realtà è un libro unico, si chiama I due trattati sul governo civile. Cioè, è venuta fuori questa mania di pubblicare il secondo trattato, che dal punto di vista teorico è certamente enormemente rilevante, addirittura, ma nel Settecento cominciati i francesi, poi gli italiani, poi in tanti, insomma, quest'idea di pubblicarli divisi, ma come qui molto giustamente ha detto prima Claudio, insomma, sono due trattati insieme, uno e l'altro, il primo e il secondo. Il primo, il sogno di ogni storico del pensiero politico, sarebbe stato l'attacco a Thomas Hobbes, ma purtroppo invece di Thomas Hobbes c'è Robert Filmer. È un interessante anche il primo trattato, perché il primo trattato attacca, diciamo, la monarchia, non solo la monarchia per diritto divino, ma anche l'idea patriarcale, cioè che tutto il potere derivi dall'autorità che il padre ha sui figli. Tutto il potere. Da allora in poi non se ne parlerà mai più. Dopo la pubblicazione dei due trattati sul governo, nessuno ha mai usato, il film l'aveva scritto 40 anni prima, poi è stato pubblicato nel 1683, però diciamo, nessuno ha mai più ripresentato le tesi filmeriane, neanche in ambito estremamente conservatore, di restaurazione dei primi dell'Ottocento, di nessun genere. Quindi effettivamente ha avuto un enorme successo anche la prima parte dei due trattati sul governo, vale a dire ha distrutto completamente quello. Per esempio John Locke è anche uno degli autori che non dispiace alle femministe, perché attacca veramente il patriarca, il titolo del film del patriarca, ma attacca il patriarcato. Dice perché? Dice, nei comandamenti si dice onora il padre e la madre, perché mai il padre dovrebbe essere in questa relazione superiore alla madre? Quindi è uno dei pochi di tutta la storia, diciamo, di tutti questi maschi bianchi morti assai rilevanti, questi 10-15 maschi morti che hanno fatto la storia della civiltà occidentale, che non viene tipicamente attaccato dalle femministe, anche le più radicali, perché è proprio per ciò che lui effettivamente afferma. Il problema enorme di John Locke è che è il padre, nonostante, anche se voi incontrate un liberale ultra utilitarista, un liberale che non crede nei diritti naturali, che ce ne sono tantissimi naturalmente, eccetera, in ogni caso riconoscerà John Locke come padre nobile della sua stessa tradizione, o comunque come l'inizio di una lunga storia. E questo inizio della lunga storia è abbastanza bizzarro, perché, come ha accennato prima Claudio, non esisteva il termine liberale. Il termine liberale addirittura nasce in un ambito periferico europeo, per all'epoca, scusate, non voglio diciamo, inimicarmi gli amici spagnoli, però nasce in un ambito periferico all'inizio dell'Ottocento. Quindi praticamente poco più di un secolo dalla morte di John Locke. Immaginatevi se Karl Marx fosse considerato, giustamente come è considerato, il più importante pensatore della tradizione comunista, e il termine comunista fosse stato coniato nel 1961. Quindi, tanto per darvi un'idea. Nel 1988, diciamo oltre 100 anni dalla morte di Marx. È abbastanza complicata questa cosa. Quindi, padre nobile della tradizione liberale, ma prima ancora che esistesse qualunque tradizione liberale. Quindi è una ricostruzione a posteriori che decide che questa è la tradizione liberale, una ricostruzione anche a posteriori che decide che vi è una relazione speciale tra John Locke e il regime politico della gloriosa rivoluzione, e decide anche che i due trattati sul governo dovrebbero essere l'apologia di un regime politico. Il problema è che due trattati sul governo sono stati scritti assai prima dell'insorgenza di questo regime politico, e d'altra parte sono stati anche pubblicati, come ricordava prima Claudio, anonimi. Ora, John Locke in realtà voleva gli arlori, non c'è alcun dubbio, avrebbe voluto
allori, avrebbe voluto soldi, avrebbe... era una persona totalmente normale, quindi non schivo né nulla. Voi avreste mai scritto, mettiamo che voi siete dei fanatici del regime Speranza Draghi, scrivete l'apologia del regime Draghi Speranza e lo pubblicate anonimo? Lo pubblichereste mai anonimo? Evidentemente no, lo pubblichereste con la vostra firma, sperando non solo magari di entrare a fare parte del CTS, delle brigate di Speranza, insomma di queste. Quindi lui lo pubblica anonimo perché aveva paura. Allora, perché John Locke aveva paura che fosse saputo? Lo scrive solo nel testamento alla fine. Lascia una carta nel testamento e lo scoprono nel 1604, anche se lo sappiamo benissimo che l'aveva scritto lui. La paura derivava dal fatto che nel 1683 Algernon Sidney avevano trovato un manoscritto che era on government, considerato repubblicano, e lui aveva perso la testa per il suo repubblicanesimo, persa talmente tanto che l'avevano decapitato. E allora se uno la data di pubblicazione sul copertino è 1690, la reale data di pubblicazione è 1689, ma se uno nel 1689, durante la gloriosa rivoluzione, ha il timore di essere decapitato, vuol dire che forse i due trattati sul governo, e il secondo in particolare, sono un manifesto per una rivoluzione da compiersi che non è mai stata compiuta e che non è mai accaduta e che veramente è imparentata, come diceva strettamente Claudio, con la gloriosa rivoluzione. Io direi imparentata in maniera assai labile con la gloriosa rivoluzione. C'è anche un problema di teoria marxista, di interpretazione storiografica marxista. I marxisti hanno sempre raccontato che John Locke era il Marx della borghesia, cioè che quando la borghesia era la classe all'attacco rivoluzionaria, anche la pre-borghesia mercantile, quello che volete, aveva dei pensatori importantissimi del calibro di John Locke e rivoluzionari. E John Locke infatti Marx si presenta come il John Locke del proletariato, non c'è alcun dubbio. Dice, adesso che la borghesia ha smesso di essere rivoluzionaria, io sarò il John Locke del proletariato, perché il proletariato è la classe rivoluzionaria. Ci sono 10.000 nella storiografia marxista, trovate sempre, vi faccio una citazione, ma trovate ovunque: Locke si fa espressione e portavoce degli interessi della nascente borghesia inglese e ne configura le aspirazioni e le esigenze sul piano di un'ideologia che trova la sua sistemazione filosofica nei saggi sul governo civile nella lettera sulla tolleranza, varia attenzione. Quindi, tolleranza e i due trattati. Piccolo particolare, furono scritti un decennio prima e furono pubblicati anonimi, ma non pubblicati anonimi e poi subito dopo diceva che bel regime che abbiamo, siamo tranquilli. No, sono venute fuori delle carte che lui ha lasciato nella sua cassaforte testamentaria, il che vuol dire che fino al 1704, quando è morto, aveva ancora timore, non era affatto convinto che questo benedetto regime della gloriosa rivoluzione fosse liberale, per così dire, o veramente la fine assoluta dell'assolutismo. Allora, la cosa veramente che cambia totalmente dal punto di vista storico e filosofico, diciamo una parabola totalmente diversa, che nasce con i due trattati sul governo, col secondo trattato sul governo in particolare, è veramente la questione della proprietà. Guardate, la proprietà era stata già, diciamo, abbastanza centrale all'interno di tutte le discussioni sugli stati di natura, soprattutto in Pufendorf, già in Grozio, ma però era una qualche cosa che derivava dal consenso, anche durante lo stato di natura. C'è il famoso esempio: io mi alzo, siamo lì tanti uomini, nello stato di natura non c'è nessun governo, mi alzo, prendo una mela, il consenso tacito degli altri, che fa sì che non mi contesta il fatto che io stia per mangiare questa mela, fa sì che quella mela è mia. Questo nello stato di natura, prima di qualunque governo civile. Questa era l'idea, cioè il fatto che non venga, che di fatto gli altri uomini acconsentano la mia proprietà. Qui c'è una questione invece fondamentale in John Locke. Non c'è, il consenso serve poi per creare le società civili a partire dai diritti di proprietà, ma il diritto di proprietà sulle cose esterne non nasce da alcun consenso tra gli uomini.
cioè non è il consenso fra gli uomini a dare origine alla proprietà. Ma che cos'è allora a dare origine alla proprietà? È proprio quella citazione che aveva fatto Lorenzo Maggi all'inizio, cioè quella citazione sulla autoproprietà, cioè la proprietà è la proprietà del proprio corpo ed è la profonda differenza nella natura del soggetto politico, che a questo punto è un individuo che si riconosce e riconosce gli altri come proprietari di sé, quindi si autopresenta come proprietario, autoproprietario, proprietario di sé, e riconosce gli altri come proprietari di sé. Prima nella sua introduzione ha detto, poi se qualcuno dirà, ha detto Maggi, qualcuno dirà che la proprietà è l'unico diritto naturale. No, lo dice proprio John Locke, che la proprietà è il termine riassuntivo di tutti i diritti naturali, tant'è che dice l'uomo ha per natura il potere di preservare la sua proprietà, ossia la sua vita, la sua libertà e i suoi beni. Quindi vita, libertà e proprietà sono riassunti nel termine appunto di proprietà stessa. La proprietà è il riassuntivo di tutti i diritti naturali dell'uomo. E allora anche si capisce come la costruzione politica fa sì che di fronte allo Stato l'individuo debba fare valere la titolarità dei propri diritti naturali, che sono antecedenti a qualunque governo fra gli uomini, e nei confronti dell'individuo lo Stato ha un'unica funzione, quello di garantire i diritti naturali degli individui. Quindi il sogno di John Locke è quello di addomesticare il Leviatano, addomesticare profondamente il Leviatano, rendendolo garante dei diritti naturali dell'uomo. Dal punto di vista storico, il fallimento di questa prospettiva è totale. Cioè, pensate che 2 secoli e mezzo dopo si giunge ad Auschwitz. Cioè non è che prima c'è stato il male assoluto, la colima, Auschwitz, i gulag, eccetera, quindi il governo onnipotente, e poi c'è stata l'elaborazione, diciamo, dei tentativi di limitare il governo, ma prima, ma al contrario, 2 secoli e mezzo prima, all'interno della migliore cultura occidentale politica, vi è stata l'idea di frenare il Leviatano attraverso addomesticare il Leviatano, rendendolo il garante dei diritti naturali dell'uomo. Praticamente è come dire, chiedere al maggiore produttore di vedove ed orfani e al maggiore violatore dei diritti dell'uomo di esserne il garante. In effetti è una costruzione che si è dimostrata dal punto di vista storico fallimentare, anche se si può usare l'argomento che spesso usano i cristiani, no? Che dicono, beh, certamente il male non è stato estirpato dal cristianesimo nella storia, ma immaginatevi cosa sarebbe successo senza il cristianesimo, no? Quindi in qualche modo potrebbe essere stato almeno un granello di sabbia che ha bloccato in qualche momento l'ingranaggio che porta verso lo Stato totalitario. La questione fondamentale è che in John Locke, nella sua elaborazione concettuale, lo Stato, quello il sinonimo di Stato che lui chiama sempre società civile, per lo più società politica al massimo, utilizza pochissimo naturalmente il termine Stato, ma lo utilizza qualche volta, ma l'idea è preferibile allo Stato di natura solo a determinate circostanze e condizioni, tant'è che molti hanno ritenuto il passaggio e la giustificazione della nascita della società politica abbastanza appiccicaticcia, già che nasce solo dal fatto che manca un giudice comune, quindi essendo, dice, fondata sul famoso principio nemo iudex in re sua, cioè nessuno deve poter giudicare di se stesso, quindi si abbandona un unico diritto naturale quando si entra nella società civile, che è il diritto all'autodifesa. Cioè lo Stato di natura è naturalmente un po' insicuro, abbastanza limitato, eccetera, ma già è uno Stato in cui c'è la moneta, ci sono i contratti, ci sono i rapporti sofisticatissimi fra gli individui, per cui quando poi sorge il governo deve tutelare una qualche cosa di già esistente. Non è ovviamente come all'interno della teoria di Hobbes, per cui prima della politica non c'è nulla, c'è il caos assoluto. La politica fa nascere
sia lo Stato e anche tutto ciò che c'è di buono nel mondo, la società civile stessa, appunto, anche la civiltà. Se per Giannocchi il prerequisito della giustizia naturale è il possesso comune delle cose. Lui parte dall'idea: Dio ha dato agli uomini, ai figli degli uomini, tutto in comune, perfetto. Sembra quasi alcuni, nella storia del socialismo inglese, ogni tanto anche John Locke, proprio il secondo trattato viene citato, almeno in questa parte, in cui utilizza l'idea che non vi sia nulla, ed è vero, non vi è nulla di contrario alla giustizia naturale, nella proprietà comune. Però, dice, una cosa è accaduta, c'è una cosa che non è mai stata data in comune a nessun uomo, e questo lo dice in maniera del tutto chiara quando lui dice: benché la terra e tutte le creature inferiori siano date in comune a tutti gli uomini, ogni uomo ha la proprietà della sua persona, su questa nessuno ha diritto alcuno all'infuori di lui. C'è l'idea comunque che noi siamo proprietà di Dio, degli ultimi decenni, diciamo, tutta la critica di carattere storiografico, delle idee filosofico, tende a rivalutare enormemente il fondamento cristiano in tantissimi pensatori, quando c'è, alcune volte non c'è assolutamente, in Hobbes non c'è, in tanti altri non c'è, però era nel corso dell'Ottocento, diciamo, gli storici erano convinti che fosse un pochino un giochino, un omaggio labiale, come si dice in inglese, questa parte cristiana. Invece Locke era profondamente cristiano. Anzi, si può dire che la sua costruzione collega e tanto più l'uomo a Dio per renderlo libero dalle interferenze di altri esseri umani sul pianeta. Quindi lui dice, ovviamente siamo tutti creature di Dio, quindi apparteniamo a Lui. Lui che però è là. Su questa terra nessuno può dire nulla invece rispetto al mio corpo. Io come professore, quando leggo questa frase, la discutiamo a lungo in classe, come potete immaginare, un po' di anni fa, quando c'erano, diciamo, ancora quelli lì, come si chiamano, quelli un po' di lotta comunista, questi studenti anche simpatici, con cui ho sempre discusso in maniera gradevolissima, a dire il vero, almeno con la più gran parte, pur essendo ideologizzati, estremamente fanatici, però sono anche interessati a discutere, ad apprendere. Allora, quindi era questa idea del fatto dell'autoproprietà che dava fastidio, perché secondo loro portava a quello che McPherson poi aveva chiamato l'individualismo possessivo e tutte queste storie. Benissimo, invece oggi la cultura verde ambientalista è talmente folle che vedo che scuotono la testa all'inizio, perché dice: benché la terra e tutte le creature inferiori siano date in comune a tutti gli uomini. E lì si arrabbiano gli ambientalisti, ambientalisti profondi. Dice: ma come? La terra, le creature inferiori, ma stiamo scherzando? Ma in realtà le bisce hanno gli stessi diritti degli esseri umani, sono le nostre sorelle bisce, e così via. Noi stiamo distruggendo Gaia e così. Io lì, per carità, li discuto con loro, li lascio parlare liberamente, ma volevo segnalare che effettivamente ci sono due frasi classiche della cultura occidentale qui dentro. Uno è l'autoproprietà, che è totalmente nuova. L'altra, che non era affatto nuova, l'idea che l'uomo sia il vertice del creato e che tutto ciò che sopra l'uomo ci sia solo Dio, naturalmente, ma tutto ciò che fa parte del creato gli appartenga. Allora, l'idea poi, che il punto è, che come era stato segnalato nella citazione, che tutto ciò che l'uomo rimuove dallo stato di natura, e quando uno esclude il diritto su questa cosa da parte degli altri uomini, già che ha mescolato il proprio lavoro, e tale lavoro è di proprietà incontestabile del lavoratore, e lui soltanto può avere diritto a ciò che è stato aggiunto mediante esso. Quindi da un lato c'è Dio creatore che possiede tutti gli esseri umani, e c'è una prospettiva anche politica di affrancamento totale da ogni altro uomo, al contrario, diciamo, rendendo l'uomo enorme, sempre più dipendente proprio da Dio. Questa è proprio una prospettiva autenticamente politica. Quindi l'idea che gli uomini siano opera di Dio fa sì che gli uomini non possano farsi certe cose gli uni con gli altri, perché non si appartengono gli uni gli altri, ma appartengono tutti a Dio. Anche l'uguaglianza fra gli uomini è veramente il primo ad affermare dei principi sacrosanti di assoluta uguaglianza in età moderna, con una radicalità estrema, è proprio John Locke,
Questo si legge benissimo nella dichiarazione locchiana, proprio jeffersoniana, ma estremamente locchiana, di indipendenza americana. Quindi gli uomini sono stati creati uguali. Però subito dopo, in realtà, la proprietà diventa il fatto morale fondamentale dell'essere umano, del soggetto. Quindi nessuno ha diritto alla sua persona se non lui stesso. Nessuno ha diritto ai frutti del proprio lavoro. È una prospettiva, ad esempio, per chi ha qualche dimestichezza con un pensatore importante americano della seconda metà del Novecento, cioè John Rawls. John Rawls afferma proprio l'opposto, cioè gli uomini non posseggono i propri talenti naturali. Tutto ciò è una visione del soggetto, quella di John Rawls, secondo la quale i talenti naturali sono affidati totalmente al caso. Per cui Ronaldo, che è molto bravo a giocare a pallone, non possiede a pieno titolo tutto ciò. Cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà dovrebbe essere tassato al 90-100%, tutto questo dovrebbe finire in un pool per coloro i quali non sanno giocare a pallone. Voleva dire, ad esempio, che ne so, che Pavarotti non possedeva pienamente la sua voce. E quindi naturalmente si risponde sempre con redistribuzioni, tassazione, eccetera, ma qui è una visione del soggetto totalmente diversa. Per John Locke il soggetto nasce come proprietario di sé e riconosce gli altri come proprietari di se stessi. Quindi in pratica, quando John Locke equipara tutti i diritti naturali alla proprietà, si allontana davvero da tutte le dottrine precedenti, completamente, anche dalle dottrine proprietariste di Grozio, di Pufendorf, di tutti costoro, perché fonda i diritti e il diritto in generale sul soggetto, non più sulla comunità, sull'abolizione della, su quello che vuole fare l'autorità sovrana, che può essere un parlamento, un re, poco male, ma in realtà il diritto e i diritti si fondano solo esclusivamente sul soggetto. Gli esseri umani sono inviolabili perché sono effettivamente proprietari di loro stessi. La proprietà significa inviolabilità morale, quindi è una diversa, nuova concezione del soggetto che naturalmente ha avuto un piccolo grande momento, grosso modo direi solo all'interno della storia degli Stati Uniti e della storia particolare, diciamo, del primo secolo di vita della Repubblica Americana. Altrove sono cose di cui si è discusso, ma che immediatamente sono state messe da parte, perché se noi prendiamo i principi di autoproprietà di Locke sul serio, la droga non può essere un problema, naturalmente, perché io nel mio corpo mi inoculo ciò che voglio e soprattutto non do nessun diritto a Speranza né a Draghi di inocularmi qualcos'altro che io non voglio inocularmi eventualmente, no? Io sto parlando naturalmente in maniera del tutto impersonale, quindi droga sì, vaccinazione obbligatoria no, quindi l'altra cosa, io ho due reni, funzionano benissimo, ne voglio vendere uno, dal punto di vista locchiano non può esserci nessuna discussione, a meno che naturalmente non si dimostri che questo minerebbe totalmente la mia salute, e allora in quel caso sarebbe una forma di suicidio contrastata dal fatto che siamo appunto creature di Dio e dobbiamo rispondere della nostra vita. Ma il punto cruciale è il mio sé, il mio soggetto, il vero soggetto, la mia felicità, la mia miseria, il mio corpo e la sua azione sono fatti miei, puramente miei, all'interno di un soggetto che non deve rispondere in nessun modo al potere politico e alla comunità. Ecco, questa è una visione del soggetto talmente diversa che porta dal punto di vista politico generale allo smantellamento del concetto stesso di proprietà. Tu hai detto un monopolista della violenza, no, John Locke non ha mai immaginato in alcun modo che poi era la definizione di Max Weber dello Stato, che ha avuto enorme fortuna anche perché è molto realistica, non ha mai immaginato l'idea che la violenza potesse essere giustificata, potesse essere legittimata solo dalla monopolizzazione da parte del potere politico. In alcun modo. Infatti è molto diversa la sua teoria da quella della statualità contemporanea. Qualcuno ha presentato John Locke come se lui avesse scritto una sorta di assegno in bianco
alla maggioranza. Quindi questa idea, effettivamente lui utilizza la regola della maggioranza, ma non è questo il problema. Utilizza, dice che il corpo è una sorta di movimento dei corpi, certo, il corpo politico una volta che è unito attraverso il contratto si muove sulla base della maggioranza, è verissimo, ma siccome i valori, i fini della, per cui il corpo politico si è unito sono già stati stabiliti prima dell'unione stessa all'interno dello stato di natura, in realtà tutto è già stato stabilito, si può dire che non solo non è un assegno in bianco, una cambiale per le maggioranze, ma c'è scritto già dappertutto, è un contratto che la maggioranza può solo firmare, e la maggioranza può in pratica decidere soltanto chi, quali sono le persone fisiche che alla fine tuteleranno il godimento dei diritti naturali da parte degli individui. Perché in realtà nella costruzione della comunità politica da parte di Locke esiste un unico diritto generale che deve essere garantito dalla comunità politica, ossia il godimento dei diritti naturali degli individui, tranne uno, quello all'autotutela. L'unica definizione, qui si capisce, l'unica definizione dell'abbandono dello stato di natura per John Locke è coloro i quali hanno un giudice comune. Chi ha un giudice comune non è più all'interno dello stato di natura. Naturalmente, invece, sappiamo bene le altre definizioni con Thomas Hobbes, coloro i quali hanno un sovrano, no? Quindi un sovrano è un capo a cui rispondere. Ma tutti i criteri di legittimità del governo e le definizioni dell'ampiezza e dei limiti del potere sono già state decise prima all'interno dello stato di natura, prima del passaggio che poi oltretutto John Locke immagina all'unanimità. Quindi immaginatevi non le quasi unanimità di Buchanan, questi diciamo, concetti veramente bizzarri, unanimità. Quindi immaginatevi una costruzione dello stato di società civile a partire dallo stato di natura in cui uno si alza alla fine, un po' come le famose, no, barzellettine di quello che arriva il genio della lampada, tutti sognano qualche cosa e lui alla fine è l'ultimo e chiede al genio della lampada di cambiare tutti i sogni degli altri. Quindi l'idea che basti una obiezione di un singolo fa capire l'enorme forza, l'enorme potenza del soggetto. Dicevo che qualche volta utilizza John Locke anche il termine Stato. Pensate nella lettera sulla tolleranza, dice: lo Stato è un'associazione di uomini costituita solo in vista del mantenimento e progresso dei loro interessi civili. Per interesse civile intendo la vita, la libertà e l'integrità e immunità del corpo, possesso degli oggetti materiali come terra, denaro, superlettili e altro. Quindi proprio la triade classica dei diritti naturali, che poi sarebbero in realtà diritto alla vita e incolumità del corpo, e che da cui poi naturalmente deriva anche la proprietà dei beni fisici stessi. Quindi il governo, nella teoria di John Locke, per essere considerato legittimo, è sottoposto a un duplice vincolo. Primo, deve solo proteggere i diritti naturali degli individui. E in secondo luogo, deve avere il loro consenso per farlo. Quindi c'è un'idea di consenso totale. Quindi per essere legittimo deve rispettare sia i fini generali della politica, della società politica, che le modalità di nascita dell'obbligo politico, vale a dire il consenso. Ecco, basta effettivamente ritornare a questa idea dello stato di natura. Tante, ovviamente, purtroppo gli studenti tutte le volte che gli chiedi Hobbes ti parlano di Locke, tutte le volte che gli chiedi Locke ti parlano di Hobbes. Io dico ogni volta, dico: ora questa domanda è su John Locke, se solo nomina Hobbes fermo e cambiamo domanda e passiamo alla domanda di riserva, perché non ne posso più. C'è anche un film di tanti anni fa con Silvio Orlando, si chiamava La scuola, qualcosa del genere, e lui a un certo punto dice proprio questa banalità, un suo studente riesce alla fine a dire la solita banalità, sì, perché per Hobbes homo homini lupus, mentre invece John Locke, allora lui si eccita, dice: vedi che siamo una bella classetta. Insomma, è una tale banalità questa sulla visione dello stato di natura, ma il punto è che non è la visione dello stato di natura, è che Hobbes è il filosofo del caos. Per lui la vita umana senza una autorità, senza la sovranità, senza il dispositivo della modernità politica, che è proprio la sovranità, è destinata a non produrre nulla,
non è destinata l'uomo, non è neanche uomo, è una orda barbarica prima della nascita del Leviatano. Mentre invece Locke è veramente un filosofo di un ordine che precede ogni forma di potere fra gli uomini. Allora il potere, queste forme larvate di potere in cui effettivamente, almeno nella teoria di Hobbes, è proprio veramente una dissoluzione di qualunque concetto di sovranità, il potere è chiamato solo a valorizzare una rete enormemente sofisticata di relazioni precedenti. Tu hai fatto anche cenno alla piccola clausola, alla clausola locchiana che esisteva, ma la clausola locchiana scompare totalmente all'interno del cosiddetto secondo stato di natura, quando arrivano i metalli preziosi. Lo dice con grandissima chiarezza John Locke, attraverso, uno può accaparrare, uno diciamo, può diventare una sorta di individualista possessivo, e non è l'ampiezza del possesso che crea nessuna ingiustizia nei confronti degli altri. Quindi se non c'è la deperibilità, quindi attraverso i metalli pesanti, non è che sono 100 kg di mele, sono, tu li trasformi in metalli preziosi, non pesanti, scusate, metalli preziosi, a quel punto naturalmente puoi ampliare enormemente la tua sfera e la sfera della tua ricchezza. Insomma, i contratti, la moneta, la proprietà, il lavoro salariato saranno chiamati ad essere tutelati dal governo. E quindi questo alla fine tutela il governo, una società già esistente. Non crea assolutamente nulla, è un passaggio che non ha nulla di morale. La moralità è tutta precedente ed è tutta fondata sull'autoproprietà del soggetto. Il vero fatto morale nuovo degli individui è quello di vedersi e riconoscere gli altri come proprietari di sé. Naturalmente, per concludere, dico solo, sarebbe stata una grande idea. Non ha avuto di fatto che qualche conseguenza pratica di un certo rilievo nell'America, diciamo, tra la rivoluzione e la guerra civile, e ogni tanto se ne sente l'eco rifratta qui e là, ma per lo più solo all'interno degli Stati Uniti e di qualche altra area di lingua inglese, ma ormai sempre minore. Grazie professor Bassani, credo che una replica del professor Martinelli, visto che ci sono alcuni punti di divergenza nell'interpretazione, credo che possa essere arricchente. Prego. Sì, due o tre cosettine a mo' di precisazione o anche per dire anche altre ulteriori cose. Dunque, io prima ho fatto riferimento al fatto che Locke elabora e scrive il suo testo quando è in Olanda. E quindi ho ribadito più volte che lo scrive prima della Glorious Revolution e lo pubblica dopo. Sì, sì, no. Allora, qua, io non mi sognerei mai di dire che Locke è il Marx della borghesia, nel senso che non è il testo che produce la rivoluzione. Tra l'altro questo sarebbe totalmente anti-inglese, tra l'altro, quindi sarebbe proprio una contraddizione in termini. Io non mi sono mai sognato di dire questo, mi sono sognato di dire un'altra cosa. E cioè, l'assetto di potere, l'assetto dei poteri, che emerge dalla seconda rivoluzione inglese, che non è acqua fresca. Cioè, la seconda rivoluzione inglese produce un cambiamento epocale, e non soltanto per l'Inghilterra, e produce un cambiamento epocale nella divisione dei poteri e nella distribuzione, negli assetti dei poteri. Allora, quello che mi sentivo di dire, ma ovviamente non me lo sono inventato io, esistono secoli di letteratura in questo senso, è che l'assetto di potere che viene fuori dalla seconda rivoluzione inglese, a cominciare dal problema della legittimità del sovrano, dalla questione dei limiti al potere del sovrano, dei rapporti tra Parlamento e governo, e potrei andare avanti a citarne mille altre cose, ma voglio farla breve,
E beh, insomma, è un assetto di potere che riecheggia non per via volontaristica, ma perché storicamente è andato così, alcuni stilemi del potere che Locke teorizza nel secondo trattato sul governo. Allora, dalla seconda rivoluzione inglese esce fuori un sovrano limitato? Beh, direi di sì. Altrimenti non sarebbe la chiusura di un braccio di ferro. Ah, ecco, poi una piccola, anche qui, precisazione. Allora, le cose non sono mai istantanee, neanche quando ci sono le rivoluzioni. Allora, non è che nel 1687 l'Inghilterra era assolutista e nel 1690 l'Inghilterra è liberale. Non sono così banale e sciocco da dire una cosa del genere. Esistono dei conflitti tra pulsioni, tra tendenze, tra idee diverse. Questi conflitti trovano la loro definizione all'interno di un momento rivoluzionario. Sì, è accaduto questo. Tra l'altro rivoluzione, l'ho già detto in un altro webinar che ero sempre con Marco, ma lo ripeto volentieri, quando gli inglesi parlano della seconda rivoluzione inglese, della Glorious Revolution, non attribuiscono a questa espressione lo stesso significato che diamo noi oggi. Per loro rivoluzione aveva qualcosa di cosmologico, cioè, lo dicevo anche prima, era innanzitutto, diciamo, una chiusura di un braccio di ferro che riproponeva e certificava, cristallizzandoli, alcuni principi di libertà che esistevano da secoli nella tradizione giuridica, politica e costituzionale inglese. Quindi la Glorious Revolution è innanzitutto questo, è la riproposizione di un governo limitato, non è l'invenzione di un nuovo governo limitato. Ma non è che con il 1689 è passato tutto, no? E quindi è del tutto ovvio che uno che ha subito anche sulla propria pelle la violenza del potere, dovendo andare via dall'Inghilterra, non è che dice, ah, guarda, c'è stata la seconda rivoluzione, che io avevo preconizzato, anche se nessuno lo sapeva, nel mio libro. Ah, adesso sai che c'è? Pubblico il libro con il mio nome e siamo tutti tranquilli. No, attenzione. Inizia un periodo di transizione, che loro chiamano Revolution Settlement, che durerà almeno fino al 1715. Faccio notare che quando John Locke muore non esiste neanche il Regno Unito. Il Regno Unito esisterà soltanto dal 1707. Esiste il Regno d'Inghilterra con tutte le preoccupazioni di ritorno all'indietro e i conflitti ulteriori che si verificheranno anche con gli Orange. Anche con gli Orange. Nel 94 il Parlamento strappa il Triennial Act a Guglielmo e lo strappa ricordandogli che lui è lì solo grazie al Parlamento. Quindi è un'epoca ancora di conflitti e di settlement. Non a caso nel 1700 ci sarà l'Act of Settlement che rivedrà perfino le regole sulla successione che erano state prodotte dai rivoluzionari nel 1689 ed erano state accettate da Guglielmo. Quindi nel mio discorso di prima non c'era nulla di deterministico e volontaristico. Non è che accade nulla di causa-effetto tra il libro e la storia. Non è questo. È che il libro, scritto prima, pubblicato anonimo dopo, contiene una serie di stilemi teorici che noi possiamo affiancare a quello che storicamente nella seconda rivoluzione e ancora di più negli anni successivi verrà conclamato. Teniamo sempre presente che noi siamo i posteri,
Cioè, quindi in quanto posteri, molto posteri, abbiamo tutta la possibilità di reinterpretare questi eventi. Ma quando uno ci vive dentro, non è che può dire, oh, guarda, ho fondato lo Stato liberale. Non c'è la parola. Tra l'altro per loro, per gli inglesi, non esiste questa periodizzazione, lo Stato liberale, lo Stato democratico, lo Stato autoritario, sono tutte cose eurocontinentali. Per Locke c'è, vede che un certo tipo di concezione del governo limitato era stato, naturalmente mutatis mutandis tra la teoria e la pratica, però in qualche modo era stato implementato, ripeto, non in senso volontaristico o deterministico, ma in senso storico dalla Glorious Revolution. Seconda questione, volevo dire una cosettina sulla questione della maggioranza che Marco giustamente ha evocato. E mi sembrava che, giustamente, adesso dirò perché, secondo Marco, in qualche modo Locke un po' glissasse su questo problema. Non si porrà grossi problemi rispetto alle implicazioni del principio di maggioranza, che invece saranno tematiche molto importanti per pensatori liberali successivi. E non inglesi, soprattutto. Secondo me c'è un motivo, e cioè, sì, le decisioni di indirizzo politico vengono prese a maggioranza, da quella costruzione complessa e difficile da interpretare, anche perché diventa sempre più diversa tra forma e sostanza, che è il Parlamento inglese. Però non dimentichiamoci due cose, una la dicevo prima, una la dico adesso. La prima è che quando noi pensiamo oggi all'indirizzo politico, pensiamo a un indirizzo politico quotidiano, cioè di qualche cosa che viene implementato quotidianamente. Quando invece Locke pensa alle grandi decisioni a maggioranza del Parlamento, pensa a cose molto poche sul piano quantitativo, ma molto importanti sul piano qualitativo, in particolare rispetto al controllo sul governo e quindi ancora una volta nell'ottica della monarchia costituzionale, del controllo sul sovrano. Quindi la decisione a maggioranza è funzionale a rendere potente questo controllo, che è in quel momento il suo problema. Ma Locke ha un'altra ragione per, diciamo, non stare molto sui problemi della, chiamiamola, dittatura della maggioranza. Ed è che, essendo inglese, ha introiettato due cose. La prima è il principio di rule of law e la seconda sono i meccanismi della common law. Allora, in quell'ordinamento, in quella famiglia giuridica, una parte della evoluzione normativa non la fa il Parlamento. Questo si verificherà soltanto a metà 800, diciamo dopo il 1832, ma in epoca di common law classica le grandi evoluzioni giuridiche le fanno i giudici. E le fanno i giudici sulla base di che cosa? Sulla base di un capriccio? No, ovviamente, ma sulla base degli stilemi della common law. Appunto, la applicazione casistica che fa evolvere l'ordinamento. Ma lo fa evolvere nel quadro del grande principio di rule of law, che è il grande limite a tutto, a tutta la costruzione dei poteri che ho indicato. C'è stato il caso clamoroso, no? Di inizio 600 con Sir Edward Coke e il cosiddetto Bonham's Case, no? Dove Coke teorizza la supremazia dei grandi principi di common law derivanti dal principio di rule of law su tutte le altre branche dell'ordinamento, sulle decisioni del re, che Edward Coke neanche considerava fonti del diritto, tra l'altro, ma anche sulle decisioni del Parlamento. Poi, per una serie di ragioni,
questa cosa che è il nocciolo del sindacato di costituzionalità, per una serie di ragioni, anche se volete un po' paradossali, non ha attecchito proprio in Inghilterra e nel Regno Unito e ha attecchito da altre parti, a cominciare dal ruolo della Corte Suprema americana. Però concettualmente il fulcro sta lì ed è un fulcro medievale, perché la rule law si forma inglese, si forma in epoca medievale, addirittura pre-normanno, quindi addirittura alto medievale. Allora, in questo quadro è ovvio che Locke non ha due preoccupazioni che invece caratterizzeranno le preoccupazioni di molti teorici liberali successivi, in particolare continentali, a cominciare da Montesquieu. Montesquieu fa la teoria della tripartizione dei poteri. Locke la fa binaria, ma per un semplice motivo, perché la tradizione giuridica delle corti di common law non ha bisogno di essere implementata, andrà preservata contro ovviamente ulteriori eventuali smanie assolutistiche, però non va creata, mentre per Montesquieu sì, l'indipendenza del giudice, no? Nella tradizione inglese c'è, ed è un'indipendenza che non soltanto produce, diciamo, giustizia caso per caso, ma produce anche evoluzione dell'ordinamento. Mi fermo qua. Grazie. Allora, prima di ci avviamo alla conclusione, se non c'è qualcuno che vuole fare una domanda tra il pubblico, o Marco, non so. Tocca se a Marco ribattere, che non voglio fare non ho molto da ribattere, forse mi sono spiegato male. Non avevo nessun tipo di critica alla tua ricostruzione storica, so benissimo, e ne ti ho dato del marxista in nessun modo. L'unica cosa che dicevo è che, a mio avviso, il rapporto che tu vedi molto stretto fra il secondo trattato sul governo e le evoluzioni reali costituzionali dei regimi che si sono succeduti dal 1689 in poi è assai più labile. Soltanto questo ho detto, non ho detto nulla di, diciamo, di ciò su cui tu ti sei difeso benissimo, ma non eri stato accusato di quello. L'altra cosa rimane, naturalmente, ancora oggi i marxisti sanno benissimo che, in base a tutti gli studi filologici di Laslett, non c'è niente da fare, perché ormai sono vecchi di 70 anni. Il secondo trattato sul governo è stato scritto, appunto, addirittura delle parti negli anni 70, delle altre negli anni 80 e così via, che quindi il primo e il secondo. E però dicono non importa, è il manifesto, e per loro è secondo me quello, appunto, cruciale, essenzialmente di divergenza, di discussione che vorrei porre, è il manifesto di una rivoluzione da compiersi che non è mai accaduta nella storia, oppure è il manifesto di qualche cosa che, bene o male, in maniera, se vuoi, anche strisciante, dal 1689 ha avuto pienamente luogo in Inghilterra. Allora, c'è una parte in realtà di, io ho presentato John Locke soprattutto nella sua visione del soggetto in maniera totalmente rivoluzionaria e dirompente rispetto alla tradizione precedente, con questa idea di soggetto che si riconosce autoproprietario. È vero, ed è molto rivoluzionario questo, però poi c'è una parte invece di John Locke che è estremamente conservatrice. Questa non ne abbiamo parlato né io né Claudio, ma su questo forse saremmo più d'accordo: è l'idea del consenso tacito. Quando John Locke introduce all'interno, non è, ha ragione lui perfettamente sulle questioni della maggioranza, che non sono naturalmente in contrasto con quello che ho detto io su due. Le maggioranze non hanno un nulla, assolutamente un assegno in bianco. Era una tesi bizzarra degli anni 40 del Novecento di uno studioso americano, Kendall, che poi ha ritrattato, che poi ha completamente ritrattato tutta questa questione, perché ha scritto un paio di articoli in cui c'era Roma, era. L'avevo detto, ma non stava. Questa è una teoria che in realtà non stava in piedi. Quindi le maggioranze all'interno del pensiero locchiano vanno avanti. Ora sono un po' l'idea
della divisione dei poteri in Inghilterra mi ha sempre colpito, perché se c'è un paese dove non c'è alcuna divisione dei poteri è proprio l'Inghilterra. Il capo della maggioranza parlamentare è il capo dell'esecutivo in Inghilterra. Immaginatevi voi che diavolo di divisione dei poteri ci possa essere, in senso immaginato proprio da Montesquieu sulla base di un modello inglese immaginario montesquieviano, sulla base del quale poi gli americani hanno scritto la loro Costituzione, ma leggendo Montesquieu assai più di quanto non volessero ripensare al loro retaggio inglese. E lì c'è una questione fondamentale. Immaginatevi com'è la divisione dei poteri. Lì naturalmente, giustamente, tu dici una divisione dei poteri a due, non una divisione dei poteri in quel momento, ovviamente, che riguardava il sovrano, non sovrano e Parlamento, senza dubbio, non quindi sovrano, re e Parlamento. È verissimo, però all'interno del Parlamento è il capo dell'esecutivo, il che ha in mano tutto l'esecutivo, è colui il quale ha in mano anche la maggioranza parlamentare. Ecco, quindi è molto oggi e dal 1713, cioè dal 1713 il re non ha mai più nominato un primo ministro che non avesse l'appoggio della Camera dei Comuni. Questa è la storia. All'interno della storia, me ne trovi uno? Dimmelo, dimmi il nome però, devi dire un nome, perché io so che dal 1713 non è mai più accaduto in Inghilterra che il re nominasse un capo dell'esecutivo che non avesse già la maggioranza in Parlamento. Cioè, devi togliere... Sì, sì. No, vabbè, ma no, comunque... No, non voglio portarti via la parola, però era soltanto per dire che questo è un processo che si verifica. Con Giorgio III, alla fine del Settecento, ci sono delle pulsioni politiche del sovrano che ancora trovano corrispondenza anche in Parlamento. Capisci? Cioè, quando dicevano l'elenca fatto istantaneo... Nessuno lo nega, stavo parlando delle dinamiche parlamentari. Sicuramente è accaduto qualche cosa, questa è la monarchia limitata. Cioè l'idea di il vero limite monarchico è proprio questo: non posso nominare il capo dell'esecutivo che non sia gradito al Parlamento. Quindi in questo modo, questo è il fondamento di questa divisione dei poteri fra il re e il Parlamento all'interno, che poi il Parlamento diventa il ricettacolo finale, perché tutta la discussione del 600 inglese inizia con l'idea della sovranità popolare e finisce con la sovranità puramente parlamentare, perché l'unica soluzione alla fine sembra essere proprio quella. La sovranità, sì, dice, è del popolo, il popolo è molto complicato, alla fine la sovranità è del Parlamento. No? Quindi il Parlamento, con un grado di astrazione, di complicazione, se vogliamo, all'interno di tutti questi grandi dibattiti dai Levellers e tutto, però alla fine tutto questo dibattito sulla sovranità popolare diventa l'affermazione della sovranità del Parlamento, cioè della sovranità del Parlamento inglese. Ma in ogni caso, diciamo, volevo solo ribadire con Claudio su questa unica cosa, mettiamola come uno slogan. I due trattati sul governo, a mio avviso, sono il manifesto di una rivoluzione da compiersi, che probabilmente certamente ha avuto qualche cosa accaduto nel corso della storia che possiamo accostare alle idee di John Locke, non c'è alcun dubbio. Poi l'apporto fra istituzioni e idee è complessissimo, non è che ci siano neanche in Stato e Rivoluzione di Lenin trovi il regime bolscevico, assolutamente proprio, ma proprio assolutamente trovi qualche cosa che può essere stata di ispirazione e così via. Figurarsi se avessimo trovato la formula per vedere il rapporto fra le idee politiche e le istituzioni politiche, avremmo semplificato enormemente, ma la realtà rimane sempre assai complessa. Comunque vorrei un dibattito interessante e lo sintetizzerei in questo. Rimane, a mio avviso, il manifesto, nella mente di John Locke, il manifesto di una rivoluzione da compiersi. Visto che noi siamo naturalmente posteri di molte generazioni successive, possiamo dire, se questa rivoluzione è stata in parte compiuta, come affermi tu, nel corso della storia, oppure se questa rivoluzione è stata in piccolissima parte compiuta, come ho detto io. Questo è un dibattito che potremmo... In realtà riguarda l'attualità di Locke, oppure il Locke dopo Locke, e così via. Locke oltre Locke e dopo Locke, null'altro. Sentiamo se c'è qualcuno, però.
Vedo che non si è prenotato nessuno, quindi stanno ascoltando, ma non c'è nessuno che vuole intervenire, e quindi faccio la classica. Prenotiamolo noi, fammi vedere la lista dei partecipanti che ora interrogo. Vediamo se c'è. Se vuoi, ti rileggo: Charlotte, Ettore Malpezzi, Fabio Mi vedo, Carlini. vedo. Ok. Chiediamo qualcuno, Jacopo Pistorello, che è studente. Cosa facciamo? Jacopo Una Pestorello. domanda, domanda, Ok. fare una domanda anche. L'hai talmente spaventato che è uscito dal webinar. Quindi, no, veramente, quindi, no, o per l'economia della serata non vale la pena. Faccio io la classica domanda che facciamo sempre quando ci sono queste, quando presentiamo un classico. Se un ventenne oggi volesse leggere Locke, perché lo consigliereste a un ragazzo o una ragazza di 20 anni oggi, conseguentemente con la riflessione sull'attualità di Locke o meno? Chiaramente sul secondo trattato del governo. E la seconda domanda è sempre: quale altro testo, oltre a quello che presentiamo stasera, consigliereste di Locke? Magari prima Claudio e poi Marco. Beh, sicuramente la lettera sulla tolleranza, che si sposa benissimo con la visione istituzionale contenuta nel secondo trattato sul governo. Ma sì, ovviamente la risposta non può che essere sì, certo che bisogna leggerlo, come in generale bisogna leggere tutti i classici. Ma in particolare direi che se e la domanda era il ventenne, un ipotetico ventenne di oggi, no? Che in particolare volesse, diciamo così, riavvolgere la matassa del pensiero liberale, ecco, diciamo il primo, no, pezzettino, il primo filo di lana andrei a ricercarlo lì. Ecco, ecco, direi questo. Io sono sempre un po' restio. Ma è un fatto mio, di impostazione mia, a ritrovare l'attualità netta e chiaramente visibile di un pensatore. Perché penso che comunque il pensiero sia sempre comunque condizionato dal momento storico in cui viene prodotto. Noi possiamo fare un'altra cosa, naturalmente. Possiamo fare una reinterpretazione. Cioè, quindi, più che chiederci che cosa c'è di attuale, diciamo, cosa c'è ancora di attuale in Locke, forse mi verrebbe da dire che cosa c'è di lochiano in noi, ecco, cioè, no? Ribaltando un po' il punto di vista. Che cosa ci è rimasto, anche eventualmente depurato da eccessivi condizionamenti del momento storico e anche del momento geografico in cui, del luogo fisico geografico in cui scrive. E da questo punto di vista ci sono, tutte le cose relative alla proprietà e alla libertà di cui parlava Marco prima, naturalmente. Non credo che si possa ragionare in termini liberali senza ancora rifarsi a quel nocciolo iniziale. Questo ci garantisce la possibilità di dare delle risposte alle nostre inquietudini? No, io credo di no. Credo di no, però credo che sia un buon aiuto per avere una bussola e soprattutto per un ventenne. Questo mi sento di dire. Marco, quale altro testo? Perché un ventenne o una ventenne oggi dovrebbe leggerlo? Una ventenne per salvare, no, mi viene per salvarsi da ventotene. Una ventenne per salvarsi da ventotene. Mettiamola così. No, e allora l'altro testo che suggerirei è La ragionevolezza del cristianesimo, è un testo molto importante, molto bello anche di John Locke, perché
la lettera sulla tolleranza, dei pezzi bellissimi, però poi a un certo punto potrebbe essere, ci sono degli altri in cui dice, beh certo, sì, tolleranza fra sette riformate cristiane, non è che possiamo mettere un papista a governarci, un ebreo, un musulmano o un ateo, tolleranza abbastanza relativa, il che nel nostro potrebbe essere facilmente diciamo fuorviante per un ventenne. Quindi gli suggerirei la ragionanza del cristianesimo, tanto non sanno neanche che cos'è il cristianesimo oggi i ventenni, quindi probabilmente potrebbe essere un buon testo. D'altra parte, perché leggere John Locke oggi? Un importantissimo liberale classico, diciamo, uno dei filosofi liberali più importanti del Novecento, Hayek, parlava spesso del fatto che, diciamo, se tornassimo indietro di un paio di secoli, tutto quello che ci hanno detto i grandi pensatori, e si riferiva naturalmente a John Locke, ma anche a Montesquieu e ad altri, i grandi pensatori del passato, era tutto vero, ma oggi bisogna costruire, veramente c'è il bisogno di costruire una sorta di utopia liberale, già che nessuno andrà, immaginiamo, no, ma ancora sulle barricate per la diminuzione del 2% delle aliquote, tra poco lo faranno, perché il 2% vorrà dire la differenza fra morire di fame e probabilmente mangiare qualcosa a mezzogiorno. Però quello che si trova, a mio avviso, invece in John Locke è già un'utopia, una sorta di utopia liberale vera, cioè l'idea di un individuo totalmente liberato dall'ipoteca della comunità e dalle ipoteche, diciamo, di questa volontà generale, assai successiva naturalmente all'epoca come formulazione rousseauiana di quasi un secolo successivo all'epoca di John Locke, ma che è stata poi la formulazione vincente, totalmente vincente dal punto di vista politico, ossia l'idea di una volontà che non sia la somma delle singole volontà individuali, ma che trascenda, essendo la volontà della comunità. Ecco, in John Locke voi trovate questa totale utopia individuale ed individualista, in senso perfetto, classico, vero, classico, e una utopia che, diciamo, vuole liberare l'individuo dalle pastoie e soprattutto dall'ipoteca comunitaria sulla sua vita. Quindi io lo suggerirei quantomeno per avere una riflessione di un termine, diciamo, in un certo senso dal punto di vista della soggettività e del soggetto in qualche modo insuperabile, cioè dal punto di vista almeno individualista, sotto questo profilo Locke è inattaccabile. Una domanda però è arrivata da Facebook e quindi proviamo a farla, per quanto l'ora tarda. Come mai l'Ottocento è stato così deleterio per i principi di John Locke, di Mauro Bellero? Posso rispondere rapidamente io. L'Ottocento effettivamente segnala dall'inizio proprio dell'Ottocento, cioè un declino della teoria dei diritti di natura, non c'è dubbio, quindi questo è un grandissimo tema, un tema culturale enorme, ma soprattutto cosa accade? Immediatamente quelli che noi chiamiamo gli stati dell'età liberale, cioè quelli che vengono fuori nel corso dopo il 1848, con un po', vabbè, certo, l'idea nazionale, non più la Costituzione in parte viene abbandonata, eccetera, però si fondano su una cosa che è il voto per censo. E quindi è un'idea che porta all'abbandono dell'idea dell'autoproprietà, perché se l'uomo è proprietario solo di ciò che possiede in maniera esterna, cioè colui, infatti votavano ad esempio quelli che pagavano un certo livello di imposte, e allora ci si rende perfettamente conto che l'abbandono del dogma, dell'autentico principio dottrinario fondamentale di John Locke, che l'uomo è sempre proprietario, come minimo è proprietario di sé e dei propri talenti. E l'unico posto dove è stato costruito una sorta di utopia politica locchiana, non c'è dubbio, sono gli Stati Uniti, in cui è vero che per qualche tempo c'è stato un piccolo voto censitario, ma dopo un po' di tempo, già nell'Ottocento, in pieno Ottocento, votavano tutti i maschi bianchi adulti. E quindi naturalmente l'Ottocento è stato
il secolo che dal punto di vista delle istituzioni politiche ha totalmente rinnegato John Locke, per paura però, va detto con grande chiarezza, per un timore di natura constantiana, di Benjamin Constant, vale a dire che le assemblee in cui non si fosse votato per censo sulla base del diritto di proprietà sarebbero lentamente, ma inevitabilmente, diventate degli strumenti di espropriazione della proprietà. Naturalmente non è andata così, per fortuna i nostri parlamenti non fanno leggi contro la proprietà, eccetera, rispettano tutti i diritti di proprietà, però era un timore che si poteva anche comprendere. Claudio, se vuoi rispondere anche tu? Ma allora, intanto bisognerebbe, secondo me, centrare il quadro, il campo di cui... Perché l'Ottocento è un secolo, ma nell'Ottocento è successo tutto il contrario di tutto. Vogliamo dire che l'Ottocento è il secolo della rivoluzione industriale, del marxismo, di una serie di eventi dell'azionismo, del romanticismo. Cioè, ragazzi, la storia è un divenire, e quindi tutti pensano, dice, ma come mai 200 anni dopo sono fatte cose diverse rispetto a quello che uno diceva 200 anni prima? Perché sono successe varie cose, sia nei libri sia nella storia, che hanno proposto altre problematiche e hanno proposto altre soluzioni, che magari soluzioni non erano. Una l'ha appena indicata Marco, cioè il perché quello che noi chiamiamo lo Stato liberale ottocentesco in larga misura è uno Stato censitario. È uno Stato censitario anche per difesa, forse soprattutto per difesa, magari anche per difesa di alcuni principi lockiani. È stata una scelta giusta, sbagliata, ma insomma poi la storia insomma, si giudica anche con un respiro più ampio. È andata così per mille ragioni. Forse c'è una diversità di fondo, no, tra di noi, che è probabilmente il giudizio complessivo sull'evoluzione dello Stato, che io non vedo essere, ma è un'impostazione mia totalmente criticabile naturalmente, che non vedo essere una lunga marcia verso il baratro. Io concepisco la storia come un insieme di conflitti, di soluzioni, di ritorni al passato, di tragedie, insomma un complesso di cose che fanno la realtà. Io non mi sentirei, per esempio, di sostenere che l'Ottocento inglese sia stato una, diciamo, non solo totale smentita dei principi lockiani, ma addirittura, diciamo, di un ritorno a una concezione assolutistica dello Stato. Ovviamente non è così. L'Ottocento è il tentativo di rispondere a delle esigenze che nel Seicento non c'erano, tra l'altro, e diciamo a eventi storici che proponevano alcune richieste, alcune esigenze, alcune... Come giudichiamo, non so, la riforma elettorale del 1832? La giudichiamo in senso lockiano o antilockiano? È una prima minima apertura di una rappresentatività nuova e diversa del Parlamento e in particolare della Camera rappresentativa del Parlamento. È un tassello fondamentale del passaggio al Westminster Model e ad una definitiva, come sarà poi nel tempo, assunzione di supremazia da parte della Costituzione rappresentativa contro la Costituzione di sangue. Tutto ciò è lockiano o antilockiano? Vi sono elementi in un senso, elementi in un altro. Quindi non lo prenderei, diciamo, l'Ottocento come mai è stato antilockiano. Come tutti i secoli ha dentro tante cose.
naturalmente. Ok, ok, prima di arrivare ai saluti, pubblicizziamo l'evento di settimana prossima in cui cambieremo completamente argomento come al solito e presenteremo il libro che potete vedere tra virgolette in sovraimpressione, il libro di Daniele Capezzone, Per una nuova destra, antitasse, pro libertà, dalla parte di dimenticate la sinistra, insieme a Giovanni Sallusti e a Sergio Scalpelli, mentre il prossimo classico che presenteremo sarà il primo lunedì di febbraio, in cui presenteremo il pensiero di Michael Novak. Noi ringraziamo davvero i due relatori di questa sera per la appassionata discussione, anche per i punti di vista divergenti che arricchiscono sicuramente il dibattito. Quindi grazie al professor Martinelli e grazie al professor Bassani. Alla prossima. Grazie a voi, ciao a tutti. Buonanotte. Buonanotte. Ciao, ciao. Ciao, buonanotte. Ciao, ciao, ciao.